voglio fare un piccolo, piccolissimo accenno alla teoria della mente, all'empatia e alla falsa credenza. Allora, la teoria della mente è quell'insieme di abilità cognitive che permette a un musicista, quindi a noi, di avere consapevolezza che l'altro musicista, possiede anch'esso una mente, delle credenze, dei desideri. Allora, è un concetto scontato, anche banale, però a volte non ce ne rendiamo conto. Come se l'altro appunto non avesse una mente. La teoria della mente si acquisisce almeno dopo i primi 3 anni di età. È il periodo in cui, bene o male, ogni bambino inizia ad avere una propria prospettiva della vita, come ad esempio la falsa credenza. Allora, in campo musicale, essere consapevoli delle false credenze può aiutare un musicista, ad esempio, a pensare che cosa. Ora, il mio secondo clarinettista pensa di prendere fiato in questo punto, quando in realtà il direttore, in sua assenza, ha detto che è di respirare qui. Adesso lui sbaglierà a presa di fiato. Quindi lo informo del cambiamento. Ma ciò avviene mediante un gesto, ok? Un'intesa, cioè noi capiamo e poi reagiamo di conseguenza. Cioè, solo se prestiamo attenzione agli altri possiamo rappresentarci le credenze delle persone. Inoltre, bisogna avere atteggiamenti empatici. Che cos'è l'empatia? L'empatia è il grado in cui è possibile dedurre con precisione i pensieri e i sentimenti di una determinata persona. Tra sconosciuti si raggiunge circa il 20% di accuratezza empatica, ma tra gli amici o i parenti la percentuale può salire fino al 30 o al 35%. Sono ovviamente percentuali molto basse. Ecco perché è necessario osservare attentamente i comportamenti delle altre persone, appunto per interpretarne gli stati mentali.